La Chiesa è missionaria e se non lo siamo tutti vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, perché tutti sono chiamati e mandati. Se facciamo soltanto la prima parte vuol dire che non abbiamo capito, perché il Signore ci chiama e ci manda. Ha parlato di una Chiesa comunità affettiva. Manca... Certo, perché volersi bene non è un teorema, è la vita. E se, quando l'amore diventa concreto, diventano dei legami sempre aperti, non chiusi. La Chiesa non potrà mai diventare un club, non diventerà mai diventare qualcosa di, che esclude gli altri, è sempre inclusiva perché è un amore verso tutti. Grazie. Poveri al primo posto in una città dove la povertà a volte è semplicemente immagini, è una città ricca che costruisce, come metterli davvero al centro? Pensandosi insieme. E pensando che il povero è mio fratello, che poi mi aiuta anche a capire, a non scappare da tante debolezze, da tante fragilità, e quindi che mi aiuta a trovarmi trovando. Cioè l'individualismo purtroppo fa pensare che per trovare te stesso devi essere con te stesso, devi far girare tutto intorno a te. Invece per trovare te stesso davvero devi imparare a girare intorno agli altri. E credo che e questa è la bellezza dell'Evangelii Gaudium, che è la bellezza del Vangelo sostanzialmente, che uno trova se stesso, che tutti cerchiamo in tanti modi, e trovando l'altro, per cui insieme.